Buongiorno mondo, come andiamo? Spero tutto bene. Oggi 4 agosto, c'è parecchio vento, fa freschetto stamattina. Come vedete c'è una nave che fa il collegamento tra l'isola di Lanzarote, che è quella lì, per arrivare poi al nostro porto di Coralego. Ci vogliono circa una mezz'oretta. L'alba sta lentamente, il sole sta lentamente spuntando, anche se c'è sempre quelle nuvolette lì. Questa mattina vi voglio portare con me questo isolotto qui, che è Lobos, che ho visitato parecchie volte, diciamo negli ultimi, da quando sono qui, da 5 anni ci sono andato almeno 7-8 volte, ed è stata sempre un'esperienza molto molto particolare. Vedendola così da qui non si ha esattamente l'impressione di quanto è bella l'isola di Lobos. Intanto guardate come piano piano sale il sole, stamattina veramente uno spettacolo. E mentre il sole sorge e diciamo, mi fa partire così questa bellissima giornata, io vi porto con me a Lobos. L'ultima volta ci sono stato circa una decina di giorni fa, con le mie donne, ovvero mia madre e mia sorella, a cui ho fatto un po' da cicerone per l'isola. Guardate che spettacolo! Ah. Vai, partiamo con questa avventura. Pronti per questa avventura? Shana, siamo pronti per questa grande avventura? Noi stiamo qua dove c'è l'arrivo delle barche, qui c'è il paesino, lì c'è la spiaggia. La caldera, che praticamente il vecchio vulcano è spento. In fondo lì c'è il faro del Martino. È l'isola dei Lupi. Era anticamente popolata dalle foche monache, che i marinai davano il nome, hanno dato il soprannome di Lupi di Mare. L'arrivo dell'uomo sull'isola e secondo me anche la caccia sfrenata, l'isola ha perso le sue foche e gli abitanti qui di Forteventura hanno voluto comunque rendere omaggio a loro, dandogli comunque il nome, dando il nome dell'isola dei Lupi, proprio in ricordo della loro, diciamo, del loro habitat, della loro casa. L'alta marea ha riempito praticamente questa spiaggetta. Adesso andiamo praticamente nella parte dove c'è il ristorante e uno dei posti più belli, incantevoli di tutta Forteventura, dove c'è il pontile, dove molti
influencer e Instagram vengono a fare delle foto. Guardate i colori cristallini dell'oceano, è pieno di pesci come ho potuto vedere questa mattina. Ecco qua, sembra veramente di stare in una sorta di piccolo paradiso e in alta marea naturalmente cambia completamente la fisionomia del porticciolo. Ecco qua, acqua verde, boschese, e questo è il pontile dove si fanno fotografie. Basta andare su Instagram e mettere Lobos, Isla de Lobos, o dove c'è la fila per fare fotografie. L'acqua è trasparente e lì, eccolo qua, spettacolo puro. Ecco qua, quella è proprio la posizione dell'influencer, dove tutti vengono a fare la fotografia su questo pontile. Colori, atmosfere sono spettacolari. Fa caldo, però fortunatamente c'è vento, quindi si sta benissimo. L'isola è piena, diciamo, sono tutti a fare il bagno. Allora, proviamo adesso sul pontile a fare la fotografia. Vediamo che c'è la fila. Vediamo di riuscire a fare. L'isola di Lobos è vista veramente a una decina di minuti qui di motoscafo, 5 minuti di motoscafo, ed ha alcune peculiarità. Intanto dall'altra parte dell'isola c'è il faro del Martigno, che è un faro che io vi consiglio di andare a visitare, perché da quella posizione avete completamente la visuale su Lanzarote e potete poi vedere tutta l'isola dall'alto. Dicevo, l'isola di Lobos è completamente naturale, addirittura non si può dormire, non ci sono hotel, non ci sono strutture ricettive, c'è ancora qualche casetta dei pescatori, ma è praticamente disabitata, e c'è un solo ristorante. Questo ristorante serve la paella, serve alcuni piatti a base di pesce, che è prenotabile appena uno sbarca sull'isola con un menù, e si decide anche l'orario, quindi uno può andare a fare il giro a piedi tutta l'isola e poi decide l'orario in cui deve essere presente per
consumare, diciamo, il suo pasto, diciamo che fanno tutti di circa mezz'ora. Se non arrivate, praticamente avete perso, diciamo, come si dice, avete perso il turno e non mangiate più. Insomma, sta roba secondo me. Merita. Piena di pesci. Piena di pesci. Di pesci. Niente burpo però. Oggi niente ristorante, chiuso. Vabbè, facciamo il panino. La giornata di Lobos volge al termine, voto sull'isolotto. Isolotta, eh? Bellissima. Non l'abbiamo vista tutta, alla prossima. Bene, io vi mando un saluto qui da Forteventura, ci vediamo presto, un abbraccio e alla prossima.